La polizia di Vittoria Setaccia, le aree rurali di Vittoria Acate, 6 rumeni denunciati per reati vari tra cui furto di energia elettrica e detenzione illegale di cartucce calibro 12 in uso per la caccia. A Pozzalli i carabinieri arrestano un giovane spacciatore sorpreso mentre cedeva della marijuana ad altri giovani. Oltre alla droga aveva in tasca diverse banconote da 20 euro. Ammontano a circa 900.000 euro i danni causati a Ragusa dal recente nubifragio. Il dossier, redatto dalla Protezione Civile, inviato alla Regione per la richiesta di risarcimento economico. Gela si è vista approvare il progetto di riqualificazione e riconversione di un nuovo polo industriale, già registrate le prime 13 richieste di investimento, nel mirino anche imprenditori esteri. L'onorevole Minardo presenta un ordine del giorno alla Camera per la riforma delle discipline della crisi di impresa, ma viene respinto. Sulle aste giudiziarie, afferma Minardo, il governo è poco sensibile. Benvenuto a un nuovo appuntamento con l'informazione sui eventi Sicilia. Dunque, la cronaca in apertura, Polizia di Vittoria che torna a setacciare le aree rurali del comprensorio tra Vittoria e Acate, in particolare la zona di contrada Macconi, bilancio di 6 persone denunciate, in pratica tutti rumeni. Volante e pattuglia di polizia intervenuta nella zona compresa appunto di contrada Macconi, il reato più frequente, quello di furto di energia elettrica. Intensi controlli di polizia hanno interessato in queste ore le aree rurali passate al setaccio e compresa la zona tra Vittoria e Acate. Durante i pattugliamenti, due rumeni di 21 e 26 anni sono stati sorpresi mentre rubavano plastica da alcune serre. Il materiale è stato quindi riconsegnato al legittimo proprietario e i due rumeni incensurati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Nelle vicinanze, sempre la polizia ha scoperto che un immobile nei pressi di un'azienda agricola era alimentato da energia elettrica prelevata abusivamente dalla rete di distribuzione. All'interno altri due rumeni denunciati per furto di energia elettrica. In un'altra azienda agricola ha scoperto un ulteriore allaccio abusivo alla rete elettrica. Nell'azienda, di proprietà di un 65enne, gli agenti hanno accertato che sia l'immobile sia la pompa che estrae l'acqua da notevole profondità erano alimentati con corrente elettrica prelevata a monte del contatore. Anche in questo caso l'accertamento è stato condotto con l'ausilio di personale specializzato e l'ENEL e il responsabile denunciato. Infine un rumeno di 29 anni, controllato a bordo della sua autovettura, è stato trovato in possesso di 30 cartucce calibro 12 del tipo utilizzato per la caccia. Non essendo titolare di licenza per uso e detenzione di armi e munizioni, è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni alla Procura di Ragusa. Ancora cronaca, i carabinieri della compagnia di Modica hanno arrestato a Pozzallo un giovane spacciatore, è stato sorpreso mentre cedeva dosi di marijuana ad un altro gruppo di giovani, in tasca anche soldi in contanti. Lotta allo spaccio senza quartiere anche a Pozzallo, dove il fenomeno si è ulteriormente radicato e che sempre più di frequente coinvolge soprattutto giovanissimi. Ieri, durante servizi di controllo del territorio, i carabinieri hanno infatti arrestato in flagranza di reato un giovane di 19 anni intento a cedere alcune dosi di marijuana ad altri ragazzi. Il 19enne è stato quindi sorpreso mentre, con fare sospetto, passeggiava nei pressi di una nota sala giochi, punto di ritrovo di molti ragazzi a Pozzallo. I militari lo hanno quindi seguito nei movimenti fino a quando non lo hanno intercettato mentre cedeva appunto la droga ai giovani acquirenti, questi ultimi poi segnalati alla prefettura di Ragusa. I carabinieri hanno pertanto bloccato il pusher, il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente quasi 20 grammi di marijuana e somme in contanti di 20 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio. Ammontano a circa 900.000 euro i danni causati dal recente nubifragio nel capoluogo Ibleo e nel circondario. Si tratta di un dossier redatto dalla Protezione Civile e inviato alla Regione con la richiesta appunto di risarcimento economico. Il mancato ripristino dei luoghi, afferma il sindaco Federico Piccitto, anche in presenza di possibili deboli precipitazioni, potrebbe di nuovo mettere a rischio l'incolumità di automobilisti e pedoni.
Il comune di Ragusa presenta il conto alla regione per quanto riguarda i danni causati dal recente nubifragio nel territorio. Si parla di circa 900.000 euro e il documento, stilato dalla Protezione Civile, contiene un dettagliato resoconto appunto dei danni per cui vengono chiesti i benefici economici previsti per legge in occasione di eventi calamitosi. Il documento evidenzia in particolare le criticità dovute agli allagamenti nel centro cittadino, in diverse abitazioni e negli edifici adibiti ad attività produttive. Notevoli anche danni riscontrati sia lungo la fascia costiera che nelle zone extraurbane, oltre che ai confini con i territori di Modica e Rosolini, con particolare riferimento agli alvei dei torrenti, in molti casi esondati. Numerose anche le frane che sono registrate, le quali hanno compromesso soprattutto la regolare viabilità sia veicolare che pedonale. Per il sindaco Federico Picitto è prioritario adesso ripristinare le carreggiate dissestate, pulire gli alvei, sostituire i numerosi pali di pubblica illuminazione abbattuti, oltre al potenziamento delle opere di canalizzazione delle acque meteorologiche. Il mancato ripristino, invece, rileva Picitto, anche in presenza di deboli precipitazioni, potrebbe di nuovo mettere a rischio l'incolumità soprattutto degli automobilisti. Intanto stamane a Palazzo Iacono l'atteso vertice con il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione, l'esponente di governo, ha incontrato sia i sindaci della fascia trasformata che rappresentanti di associazioni di categorie del mondo agricolo. Nel nostro territorio si respira una fortissima crisi economica e sociale e vorremmo avere maggiore sostegno oltre che interventi concreti da parte del governo. Queste in sintesi le richieste dei sindaci della fascia trasformata al sottosegretario Giuseppe Castiglione, oggi a Vittoria, il quale ha accolto l'invito all'incontro dopo aver ricevuto un documento congiunto a firma degli stessi sindaci. Castiglione si è in pratica reso disponibile, per quanto possibile, a venire incontro alle esigenze dei suoi interlocutori. È stato un incontro molto positivo, i sindaci sono stati molto propositivi e abbiamo ragionato in termini strutturali, ma abbiamo parlato anche di emergenza, abbiamo affrontato le questioni più urgenti. Ho comunicato che il Consiglio dei Ministri due giorni fa all'interno del decreto terremoto ha permesso alle imprese siciliane di poter attivare il Fondo di Solidarietà Nazionale. Questo era un fatto assolutamente non scontato, quindi una scelta molto precisa, una scelta molto puntuale che permetterà alle imprese di affrontare l'emergenza. Quindi questo è un primo risultato molto importante. Noi abbiamo presentato il documento il 20 gennaio, vi ricordate quando ci siamo riuniti qua i sindaci. Devo dire grazie all'onorevole Castiglione che ha risposto, è stato l'unico tra l'altro a rispondere perché ancora la regione non ci ha degnato neanche di ascoltarci e ha ascoltato i nostri problemi, ha ascoltato il nostro grido d'allarme che poi è il grido d'allarme dei nostri produttori, delle nostre aziende agricole. Abbiamo posto il problema della virosi, della crisi commerciale dell'anno scorso, il problema adesso delle ondate di gelo, delle aziende all'asta, delle case all'acqua, all'asta, delle continue esecuzioni, della difficoltà di reimpiantare la campagna. Abbiamo sviscerato i problemi dell'agricoltura di questa fascia. Devo dire che l'onorevole Castiglione ci ha dato alcune notizie a seguito del decreto terremoto con il rimpinguamento del Fondo di Solidarietà Nazionale. Nelle prossime settimane ci risiederemo con i sindaci per iniziare tecnicamente a capire come poter partire con il ristoro dei danni per le aziende che hanno subito questi danni, con l'aiuto anche della regione che prima o poi dovrà ascoltarci. Cambiamo argomento. In merito alla vicenda del GAC, cioè il gruppo di azione costiera, il cui ricorso è stato accolto come noto dal TAR di Palermo, interviene il presidente del Consiglio Comunale di Vittoria Andrea Nicosia, soddisfatto per l'esito positivo. Grazie a questi finanziamenti, dice Nicosia, sarà possibile dare concrete e positive risposte soprattutto alla marineria locale. Il presidente del Consiglio Comunale di Vittoria Andrea Nicosia ha espresso compiacimento per la decisione del TAR di Palermo di accogliere il ricorso presentato dal GAL Flag Unicità del Golfo, di cui fa parte il Comune Parino. Come è noto, proprio il Comune venne escluso dalla graduatoria utile all'ottenimento dei finanziamenti previsti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Finanziamenti quindi destinati a Vittorio Scoglitti per un ammontare di 2 milioni e mezzo di euro. Per Nicosia, ancora una volta, il TAR di Palermo ha dato ragione al GAC, di cui fa parte Vittoria, sanando una palese ingiustizia che le decisioni dell'assessorato regionale avevano causato. La giustizia amministrativa, quindi, con la sua positiva decisione, ha dimostrato che quanto sostenuto dai dirigenti regionali non stava in piedi. Adesso, conclude il Presidente del Consiglio Comunale, grazie a questi finanziamenti sarà possibile dare concrete e positive risposte alla marineria di Scoglitti, soprattutto per quanto attiene alle strutture del comparto ittico.
Adesso ci spostiamo a Gela, dove il gruppo di coordinamento per l'area di crisi industriale complessa ha approvato il progetto di riqualificazione e riconversione che interessa la città del Golfo. Al documento è stato dato ieri il via libera dal Ministero dello Sviluppo Economico, rappresenta anche il sindaco Domenico Messinese. La città di Gela tornerà presto ad avere un nuovo polo industriale dopo che ieri il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera al progetto di riqualificazione e riconversione presentato al coordinamento dell'area di crisi industriale complessa. Si procede così a grandi passi verso l'accordo di programma, mentre tra meno di 2 settimane Invitalia lancerà ufficialmente in città l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli investitori. E ieri a Roma c'era anche il sindaco Domenico Messinese, il quale ha spiegato che dopo aver registrato formalmente le prime 13 richieste di investimento, adesso si mette in moto anche la macchina per attrarre investitori dall'estero. A tutti saranno assicurati iter semplificati contro quella farraginosa burocrazia, ha detto Messinese, che è tra le prime cause di sfiducia tra gli investitori. Il primo cittadino di Gela ha inoltre annunciato di aver proposto l'introduzione di una zona economica speciale che, prima in Italia, potrebbe favorire ulteriormente l'appetibilità imprenditoriale per le condizioni fiscali vantaggiose. Nel progetto si parla anche di potenziamento della linea ferroviaria Ragusa-Gela e dell'autostrada Gela-Siracusa. L'onorevole Nino Minardo qui è stato respinto dalla Camera un ordine del giorno a proposito di iniziative che investono le imprese nel nostro territorio, interviene in merito alle aste giudiziarie e ribassi d'asta. Per l'esponente parlamentare Modicani, il governo deve porre maggiore attenzione su una problematica sociale che è diventata ormai emergenza. Un invito al governo a prestare maggiore attenzione, ad avere maggiore sensibilità verso le problematiche che colpiscono tutte quelle persone interessate alle aste giudiziarie viene rivolto in queste ore dall'onorevole Nino Minardo. Tutto questo dopo che lo stesso parlamentare modicano aveva presentato un ordine del giorno alla Camera per la riforma delle discipline della crisi di imprese e dell'insolvenza, ordine del giorno cui però il governo ha dato parere contrario. Ciò sottolinea, per lo stesso Minardo, la scarsa attenzione dell'esecutivo ad una problematica importante e diventata oggi emergenza sociale, con l'esempio della provincia di Ragusa, dove quasi ogni giorno non mancano tensioni e criticità. Nella quasi totalità dei casi, infatti, a causa del meccanismo previsto dalla normativa vigente, che stabilisce un ribasso eccessivo del valore di un immobile, si compromettono sia le aspettative del debitore, che vede la sua casa svalutata, sia del creditore, che recupera solo una parte minima del credito vantato. Un meccanismo effettuato a discrezione del giudice che per Minardo dovrebbe essere rivisto, ponendo un limite ai ribassi d'asta. È quindi opportuno, conclude Minardo, che il governo intervenga con solerzia attenzione e con atti concreti, rivedendo l'attuale sistema delle aste giudiziarie. L'iter costitutivo del Parco Nazionale degli Iblei è rimasto lettera morta, quanto afferma la senatrice Venera Padua, che interroga il ministro dell'Ambiente. Dopo anni di battaglia, dice la Padua, non è stato ancora possibile scrivere la parola fine rispetto a questo percorso che rappresenta un'importante sfida, oltre che ambientale, anche verso un'economia sostenibile. Il parco, conferma ancora la Padua, è destinato a rappresentare un'importante sfida verso un'economia sostenibile, forse l'unica praticabile per un'agricoltura colpita dalla globalizzazione che solo nella qualità può trovare una via d'uscita alla crisi economica. Maggioranza e amministrazione comunale non rispettano per niente l'attività ispettiva del Consiglio Comunale di Ragusa e lo sostiene la consigliera comunale di Insieme Elisa Marino. Intanto il caso Marabita rimane sempre caldo. Dispiace ripetere sempre le stesse cose, ma fin quando non ci sarà il pieno rispetto del ruolo istituzionale è difficile che l'andazzo del Consiglio Comunale sia diverso da quello a cui siamo stati abituati. È il senso dell'intervento della consigliera Elisa Marino del gruppo Insieme durante l'ultima seduta del Consiglio a Ragusa, dove ha voluto porre l'accento proprio sulla scarsa attenzione istituzionale che la maggioranza assieme all'amministrazione comunale riserva all'attività ispettiva. Se ancora non fosse chiaro, sottolinea la Marino, è proprio grazie a questi momenti che si dà opportuno spazio a quelle che sono le richieste più disparate della cittadinanza, che ha come punti di riferimento proprio i consiglieri comunali. Intanto non si attenua in consiglio il caso della Marabita. I dissidenti del Movimento 5 Stelle di Ragusa Attiva criticano l'intervento dell'assessore Stefano Martorana, in particolare i suoi toni forti utilizzati nei confronti della stessa consigliera. Un attacco personale per i quali i dissidenti del movimento annunciano di valutare la via della querela per ingiurie. La consigliera Marabita, affermano in coro, è stata umiliata e intimidita sol perché ha detto la verità.
Il calcio domani in promozione, sconti in vetta tra Ragusa e Atletico Catania, il cui esito può segnare anche il destino della stagione delle due squadre. Nell'Atletico Catania dovrebbe debuttare bomber Re Giorgio Corona, una vita spesa tra diverse categorie, anche nel Catania, in Serie A. Derby il B invece per il Vittorio, che ospita il Santa Croce dell'ex Lucenti. Scontri di un certo interesse domani in promozione nella giornata numero 20, dove spicca naturalmente il big match all'ex Enal tra Ragusa e Atletico Catania, prima contro terza e divise da 5 punti, che non sono proprio un abisso. L'Atletico proverà a mettere paura alla capolista gettando nella mischia Giorgio Corona, bomber per tutte le stagioni e categorie, che dopo una pausa torna a giocare all'età di 42 anni. Re Giorgio, come viene chiamato l'attaccante ex Catania che militò anche in Serie A, vorrebbe riportare l'Atletica in eccellenza, anche se la concorrenza dello stesso Ragusa e del Paternò è forte. Ma domani, oltre alla sfida all'ex Enal, c'è anche il derby parino tra Vittoria e Santa Croce, con l'allenatore biancorosso Guzzardi, che in queste ore ha dichiarato di avere in mano una squadra pazza, capace cioè di vincere e perdere con chiunque. I tifosi ovviamente si accontenterebbero di vincere le partite che sono da vincere, per il resto tutto può andar bene. E infine c'è il Paternò, che domani avrà vita facile in casa contro il Fanalino Mascalucia, avendo un orecchio a quanto succederà a Ragusa. Nella zona calda della classifica invece gara fondamentale per la rinascita netina che attende il Città di Catania, mentre cerca il riscatto il Megara Augusta contro le Aquile Calatine. A chiudere il quadro della giornata è Obea Marinar di Ragusa e Trecastagni Belvedere. Riposerà il Dagata. A chiudere ricordiamo anche il basket femminile, domani nuovo impegno della Passalacqua a distanza di pochi giorni dalla sfida col Venezia, domani proverà con il San Martino di Lupari sempre alla Palaminardi a bissare il successo dell'altro ieri. Pubblicità dopo. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Uno sguardo adesso al riepilogo dei fatti in primo piano. La polizia di Vittoria setaccia le aree rurali di Vittoria Cate, 6 rumeni denunciati per reati vari tra cui furto di energia elettrica e detenzione illegale di cartucce calibro 12 in uso per la caccia. Molto frequente specie incontrata a Macconi l'allaccio abusivo per prelevare corrente elettrica dalla rete. In un caso interessati sia l'immobile sia una pompa che sta dell'acqua da notevole profondità. A Pozzalli i carabinieri arrestano un giovane spacciatore sorpreso mentre cedeva della marijuana ad altri giovani. Oltre alla droga, aveva in tasca diverse banconote da 20 euro. Il pusher, notato mentre con fare sospetto si dirigeva verso una nota sala giochi, punto di riferimento di tanti giovani di Pozzallo, sottoposto a perquisizione, aveva con sé un involucro contenente 20 grammi di marijuana. Ammontano a circa 900.000 euro i danni causati a Ragusa dal recente nubifragio. Il dossier, redatto dalla Protezione Civile, inviato alla Regione per la richiesta di risarcimento economico. Il documento evidenzia in particolare le criticità dovute agli allagamenti nel centro, in diverse abitazioni e negli edifici adibiti ad attività produttive. Il sindaco Piccitto elenca le priorità da ripristinare al più presto. Gela si è vista approvare il progetto di riqualificazione e riconversione di un nuovo polo industriale, già registrate le prime 13 richieste di investimento, nel mirino anche imprenditori esteri. Ieri a Roma il via al progetto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, presente anche il sindaco Domenico Messinese. A tutti gli investitori assicurati iter semplificati, nulla a che fare quindi con la farraginosa e lenta burocrazia italica. L'onorevole Minardo presenta un ordine del giorno alla Camera per la riforma delle discipline della crisi di impresa, ma viene respinto. Sulle aste giudiziarie, afferma Minardo, il governo è poco sensibile. Per l'esponente di Forza Italia, l'esecutivo deve porre maggiore attenzione al fenomeno delle aste spese in Sicilia e in provincia, diventato ormai emergenza. Un meccanismo, dice, che va rivisto perché certi temi sociali non vanno trascurati. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni.